C'è una crisi di giunta, secondo i capigruppo dell'opposizione fanese, che ritengono la mozione sul settimo assessore un atto per accontentare le mire del PD. Per problemi ed equilibri interni, dicono, volevano ulteriori posti, ma la necessità dei cittadini, si chiedono i consiglieri, con tanti problemi che vive la città, come la disoccupazione, il decoro urbano, i servizi alla persona ridotti all'osso, le tasse alzate al massimo, sono mesi che la maggioranza si occupa solo di poltrone da spartire. Rimane la scorrettezza istituzionale per l'opposizione del presidente Renato Claudio Minardi, che ha inserito all'ordine del giorno questa mozione, in realtà in calendario per dicembre-gennaio, scavalcando così tutte le altre 17 ferme da marzo scorso. A votare contro anche il consigliere comunale di maggioranza, Laura Serra, coerente con quanto affermato sin dalla sua campagna elettorale. Una mozione chiave che è stata approvata dalla maggioranza, ma che vede nella mia persona l'unico voto contrario della maggioranza, è una mozione che di fatto prepara la strada al settimo assessore. È un tecnicismo all'interno di una mozione che prevede però di fatto, ripeto, l'ampliamento della giunta. Io chiaramente rispetto le volontà del sindaco e della maggioranza e sto cooperando per avere una città migliore, però su questo punto, cioè sulla razionalizzazione delle spese e soprattutto sulla figura del settimo assessore, sono sempre stata contraria, quindi per coerenza con quanto detto ai cittadini in campagna elettorale, per rispetto, interpretando anche i tempi, oggi c'è un contesto socio-economico molto difficile, bisogna dare un segnale, bisogna far capire che la cinghia la si stringe per tutti e quindi io ho votato contro perché credo che la giunta debba essere composta da 6 assessori e che lavorino full time, cioè che ci siano sempre. Anche nel caso di un settimo assessore però, insomma, che possa lavorare in maniera totalmente gratuita? Se si rimane nel regime di contenimento delle spese il discorso è differente. Però rimane il punto, e cioè che non si possono avere 7 assessori part time. Per avere un'ottima resa nel territorio ci vuole impegno, sacrificio e bisogna anche attenzione al territorio, ai cittadini, quindi bisogna esserci sempre. Io dico 6 assessori è full time.